Negli ultimi 20 anni gli scenari per un ipotetico intervento delle nostre forze armate sono radicalmente cambiati. Dall'impiego di grandi unità difesa del territorio nazionale si è passati all'addestramento e all'utilizzo di reparti sempre più specializzati, nei quali il valore aggiunto è costituito dalla professionalità del singolo soldato. Così è stato anche per il reggimento Lagunari, per decenni sentinella delle coste dell'Adriatico settentrionale ed ora una forza di proiezione dal mare, in grado di entrare in un teatro operativo anche con l'uso della forza e con adeguati supporti di altri reparti, condurre azioni militari in profondità. Il reggimento Lagunari è un reggimento di fanteria leggera con capacità anfibia e questa è la vera caratteristica del nostro reggimento. Vale a dire che noi possiamo operare sia su terraferma come tutti gli altri reggimenti di fanteria dell'esercito, sia possiamo operare utilizzando gli specchi d'acqua, parliamo di acque interne o in mare aperto. I nostri lagunari provengono da altri reparti e hanno già un anno di esperienza alle spalle. Una volta che giungono presso i nostri reparti vengono sottoposti a alcune selezioni che consentono poi l'accesso alla specialità, per poi essere continuamente selezionati e preparati per essere in grado di svolgere tutti i compiti propri di questa unità. Allora, la squadra sicurezza e la squadra appoggio mettono in sicurezza l'area. Dopodiché la squadra assalto, il comandante del team assalto. Si diventa lagunari dopo un addestramento durissimo che dura 2 anni e durante il quale gli allievi sono addestrati all'impiego di armi ed equipaggiamenti sofisticati e preparati fisicamente e psicologicamente per fronteggiare situazioni di stress e di rischio. Una nave della Marina Militare ci lascia al largo di Fusina entrando dalle bocche di porto, dove vedete materializzato l'asterisco giallo. Dopodiché, in movimento tattico, noi con dei barchini d'assalto sbarcheremo dalla nave, va bene? E con movimento tattico muoveremo lungo la laguna per arrivare all'obiettivo verde, dove andiamo a occupare che cosa? L'isola dei Maltesi, dove noi metteremo in sicurezza la spiaggia una volta che siamo sbarcati dai nostri barchini d'assalto con 3 squadre. Io sarò nel team centrale col vice comandante di plotone, dove darò l'ordine alle altre squadre di sbarcare e prendere posizione a terra. Il secondo e il terzo uomo di ogni barchino dovrà tenere il barchino per poterlo mettere in posizione. Una volta che abbiamo messo in sicurezza, i comandanti di squadra mi danno l'ok, io faccio arrivare il team di rincalzo con nave di trasporto MTP. Con movimento di pattuglia siamo arrivati al punto di riordino. Il nucleo sicurezza lo distaccherà 4 persone in questa zona all'incrocio della strada, a fianco alla capanna della Marina, per arrivare in questa zona qua dove farà la sicurezza vicina all'abitato da salire. Il nucleo appoggio farà fuoco di saturazione all'ordine in questa direzione. Infine il sottoscritto comandante di plotone, il vice comandante di plotone, con il rimanente gruppo si posizionerà nella zona di attestamento dove troviamo la sicurezza vicina, per poi muovere in movimento tattico fino a raggiungere l'obiettivo 84-35, dove l'intelligence ci ha detto che dei nuclei stanno lì come minaccia. I primi 30 secondi ci sarà fuoco di saturazione del nucleo appoggio. Una volta che il nucleo appoggio ha finito di sparare, verrà dato l'ordine di assalire l'abitato, dove entrerà tutta la squadra assalto, entreranno a coppie, stanza per stanza, verrà eliminata la minaccia e bonificata la casa completamente. Nel frattempo il comandante di plotone col nucleo assalto attiverà il mezzo AV7, il quale rimbarcherà tutta la squadra assalto e per poi esfiltrare. Qualcuno ha domande da fare? Ok, per tutto il plotone pronti a muovere in movimento tattico. In pratica i lagunari sono un reparto meccanizzato di fanteria
specializzato in operazioni anfibie e in colpi di mano, perfettamente adeguato agli scenari internazionali di peacekeeping in cui operano da anni le nostre forze armate. Nei conflitti asimmetrici, gli scontri diretti e frontali sono rari perché gli insorgenti, appena vengono incalzati, si mimetizzano nei centri abitati, miscelandosi con i residenti, che vengono così trasformati, loro malgrado, in scudi umani. In questo contesto, gli interventi militari di bonifica devono essere fatti in modo da evitare danni collaterali alla popolazione, e questo è possibile solo con l'impiego di truppe adeguatamente addestrate ed in grado di utilizzare le armi in dotazione in modo selettivo. Ogni azione anfibia ha inizio con la squadra esploratori che mette in sicurezza il braccio di mare e la zona prescelta per lo sbarco. Gli esploratori utilizzano equipaggiamenti speciali come i respiratori a ciclo chiuso o le pinne che si calzano sopra gli anfibi da combattimento e che permettono di camminare, cosa impossibile con le normali pinne da sub. La squadra Lagunari è divisa a sua volta in nuclei di due operatori che agiscono in coppia e si proteggono a vicenda. Superate tutte le prove fisiche e psicoattitudinali che eliminano la metà dei volontari, gli allievi sono sottoposti ad un esame finale, costituito da un'attività continuativa di due giorni, imperniata sulla realizzazione di un colpo di mano anfibio, al termine del quale il personale consegue il brevetto di qualificazione anfibia. Il brevetto è facilmente identificabile da uno specifico nastrino ed impegna il lagunare a prestare servizio presso il reggimento Serenissima per i successivi 5 anni. Non appena la squadra esploratori ha bonificato l'area, altri lagunari confluiscono con i loro veloci barchini per rinforzare il dispositivo di sicurezza e permettere lo sbarco a bordo di veicoli d'assalto anfibi e corazzati del grosso del reparto.
Il ripiegamento coincide con uno dei momenti più delicati e rischiosi dell'operazione, che deve essere condotta rapidamente e senza tentennamenti per impedire che le forze avversarie abbiano il tempo di attivare un'azione di contrasto.